Assessore Paolo Gatti, una lista pronta con grande anticipo tra conferme e volti nuovi. Nello slogan di Futuro In, la dicitura Teramo ha nuove idee con un programma di manutenzione, lei l'ha definito. Sì, manutenzione etica, manutenzione morale, manutenzione dei metodi di far politica e poi anche manutenzione materiale che servirà nei prossimi anni, perché è evidente che facendo un discorso di sincerità e di verità con i cittadini nei prossimi anni non si potranno fare opere faraoniche. In un momento di grande crisi bisognerà fare anche manutenzione materiale della città, ancora di più di strade, illuminazione, parchi giochi, riconnettere per alcuni aspetti i quartieri, le frazioni, il centro, però mi interessa soprattutto la manutenzione morale. Io ho detto che questa è la lista delle persone che o negli ultimi anni si sono già tirati sulle maniche, oppure per quanto riguarda i candidati nuovi, la lista delle persone che intendono tirarsi sulle maniche, e con questo noi ci contrapponiamo a quelli che io chiamo i professionisti del lamento, cioè quelli che insomma sanno solo criticare, che non va mai bene niente, e che però non hanno né la forza né la qualità per poter fare proposte, figuriamoci per poterle mettere in pratica. Quindi è una lista che dà un messaggio di sincerità, di verità e di concretezza. È una lista che appoggia l'attuale sindaco, Maurizio Brucchi? Sì, assolutamente. Noi riteniamo che questa amministrazione, tra mille difficoltà, abbia operato il meglio possibile in questi anni. Riteniamo che un sindaco che si alza presto la mattina e pensa a cosa può fare per la sua città sia il meglio che noi possiamo avere. Siamo ovviamente fiduciosi sul fatto che la nostra impostazione, Maurizio, la possa condividere, la nostra impostazione politica, e quindi assolutamente siamo su questa strada. D'altra parte le alternative di cui si parla all'amministrazione Brucchi mi sembrano alternative di grande improvvisazione, di scarso profilo.